l'impegno che ci siamo presi per la caserma del commissario di polizia e l'avvio anche della procedura per la caserma dei carabinieri. Sono due opere di grande impatto sociale che in termini di sicurezza credono rispondono moltissimo alle esigenze della nostra città. Probabilmente in un incontro con il prefetto, che credo potrebbe esserci in questi giorni, definiremo in maniera compiuta il ragionamento del commissariato di polizia. Potremo ufficialmente dire che la procedura è partita. È chiaro che è il prefetto che deve dare l'input finale e quindi stiamo aspettando il suo ok, perché lui si è nuovamente raccordato col Ministero per garantire questi uomini in più e per garantire il buon esito di tutta la trattativa. E abbiamo parlato anche col comandante, con Trombetti, il comandante della provincia di Salerno dei Carabinieri, e anche per ragionare su un'ipotesi di caserma ad Agropoli. Quindi abbiamo cercato di agire così come il nostro programma elettorale peraltro diceva, sia nel campo delle solidarietà, lo stiamo facendo, nel campo della logistica cittadina, quindi parcheggi, rotonde e quant'altro, e nel campo della sicurezza, e quindi pensiamo di aver fatto delle cose che in questi giorni certamente produrranno dei risultati positivi. Procede l'iter per la realizzazione di un commissariato di polizia in città. Come anticipato qualche giorno fa in un'intervista alla nostra emittente, il sindaco Adamo Coppola è al lavoro per definire gli ultimi dettagli. Questa mattina ho avuto un incontro in video call con il prefetto di Salerno, Francesco Russo. Abbiamo definito ulteriori dettagli per l'istituzione del commissariato di polizia di Stato nella nostra città, tra questi il fatto che l'amministrazione cederà l'immobile che, come detto, verrà costruito ex novo per ospitare gli agenti, in comodato gratuito, al Ministero dell'Interno. Questo atto verrà portato in consiglio comunale per la condivisione, ci auguriamo unanime, su tale importante operazione. Per noi la sicurezza è al primo posto, conclude il primo cittadino Adamo Coppola.